vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Centro Calcio Rossonero, dove i padroni di casa in maglia oro affrontano il Cassino Calcio, primo in classifica, e tentano il miracolo partendo dalla penultima posizione. Per gli allievi, fascia B, girone D, è la quarta giornata. Centro Calcio Rossonero in attacco, palla a ritroso, poi il filtrante per Ortolani, che in area può controllare, la protegge Ortolani, che si gira in un fazzoletto, trova l'angolino, gol da bomber vero, 1. Ancora centro calcio rossonero in avanti, il Cassino si difende come può, parte un cross lunghissimo che diventa un tiro sull'esterno della rete. La reazione dei padroni della classifica in area di rigore con la protezione 4 contro 1 e la palla esce di un nulla. Ancora in area di rigore i ragazzi in maglia blu, palla a rimorchio, la traversa, salva ancora il centro calcio rossonero. Ragazzi in maglia oro che attaccano dall'altro lato, lo stop può caricare la conclusione, rasoterra è parata. Preme ancora forte il Cassino, c'è un calcio di punizione dalla tre quarti, è un campanile sul secondo palo, svettano ma Sbrana la mette fuori. Calcio d'angolo battuto, a centro area non esce Sbrana ed è la rete in mischia del pari del Cassino Calcio. Per essere battuto il corner, rasoterra dentro, tante deviazioni, l'ultima forse di Antonelli, è il nuovo vantaggio dei padroni di casa, 2-1. Punizione da lontanissimo per il centro calcio rossonero che la vuole battere direttamente in area, di testa la parata. Il Cassino attacca ancora con la palla da fermo, giocata sul secondo palo, lo stacco di testa e stavolta Sbrana non può nulla, è il pari del Cassino 2-2. Palla recuperata bene da Sebastiani sulla destra, il suo tiro cross lunghissimo, Trani si supera. Palla lunga sulla destra, il Cassino ora offende per il vantaggio, lungo sul secondo palo il colpo di testa fuori. Soffrono ora i padroni di casa, le pene dell'inferno sulla sinistra, il Cassino Calcio, la palla che scorre, Sbrana la riesce a tenere lì, poi rinviano. Centro calcio rossonero che a dispetto della posizione prova comunque ad offendere, è un pallonetto, Trani ancora saltando. Centro calcio rossonero che prova a uscire con il disimpegno, attenzione perché Sbrana è un po' fuori dai pali ma riesce a recuperare. Calcio di punizione, forse verrà battuto direttamente in porta e così è la palla inesorabilmente sotto la traversa, vantaggio ospite 3-2. Retropassaggio sbagliato del centro calcio rossonero che apre la via al contropiede, 1-0, il tocco c'è fallo. Calcio di punizione proprio dal limite, supera la barriera ed è il gol che forse mette la pietra tombale sul match, 4-2. Centro calcio rossonero che comunque con l'orgoglio prova ad andare dall'altra parte in contropiede e c'è un fallo anche qui. Calcio di punizione ad opera di Simeoni, batte lui a giro e beffa il portiere avversario sul suo palo, riapre all'ultimo 3-4. Esultanza di rabbia di Simeoni che vuole tenerla in piedi fino alla fine, siamo 3-4. Ultimi assalti disperati del centro calcio rossonero che non vuole rassegnarsi ma deve farlo al triplice fischio del direttore di gara. Centro calcio rossonero che da penultimo fa venire i brividi alla prima in classifica ma finisce 3-4 per il Cassino Calcio.